molto bene le due, la Williams di Benonile di Coulthard, Schumacher però le tiene dietro alla prima frenata, male la Ferrari di Alesi che riesce a stare alla corda, Berger è largo. In ogni caso Schumacher, dietro a lui Benonile, Coulthard, la Ferrari di Alesi, di Berger, di Alesi, Herbert, Hakkinen, le due Jordan. E quindi confermate di fatto le posizioni dello schieramento di partenza. La sensazione, guardate intanto Hakkinen che si infila all'interno di Herbert, si toccano i due, era un pochino avventato all'entrata di Hakkinen, non era a fianco della macchina della Benetton, fermi e non c'è la possibilità, c'è un incastro tra le due vetture. David Coulthard sparisce da questa corsa, vediamo che cosa è successo. David Coulthard lo vedete laggiù in fondo in terza posizione, mentre c'è Jean Alesi che sta attaccando e per poco non ci rimettevano le due Ferrari. Tra Ile Alesi 8 decimi, ma più che i decimi si vede una differenza visiva. Sta perché c'è Alesi che si prepara a superare Benonile alla frenata del tornante, i due quasi si toccano ma ce la fa Jean, fortissimo! La manovra di Jean Alesi completamente all'interno di Benonile. In ogni caso Benonile ha dovuto lasciare strada nel vero senso della parola a un Jean Alesi che con la sua determinazione ha riempito gli specchietti di destra. Sono praticamente sulla stessa linea, c'è stato un timido tentativo di attacco da parte di Guerrard all'uscita di quella curva. Guerrard adesso ha sfruttato magnificamente un'indecisione di Benonile all'ingresso della prima S, per cui le due Ferrari si trovano in seconda e terza posizione. Intanto vedete più 12 secondi e 9, corretto il segnale anche dai box della Benetton, vedete che quindi Schumacher sta dominando questo Gran Premio e oramai ha a disposizione un vantaggio con un Alesi che non molla, che tiene sempre sotto pressione con i suoi tempi al di là dei doppiaggi il pilota tedesco. Mica il Schumacher che sta rallentando, Alesi può fare in testa. Ragazzi, Schumacher, problemi alla Benetton di Schumacher. Si ferma ai box Michael Schumacher e Alesi intanto è passato al comando quando mancano 11 giri alla conclusione di questa corsa. La prima vittoria di Jean Alesi in Formula 1, Gran Premio del Canada 1995. A great moment for him.